giornali spesso, soprattutto su alcuni quotidiani locali di Lecce e di Bari, una parte della Lega dice una cosa, una parte della Lega dice un'altra cosa, una parte della Lega potrebbe anche appoggiare il candidato di un altro partito e non un candidato della Lega. Allora signori, io lo dico qui, amiche ed amici della provincia di Lecce, delle delegazioni che sono arrivate dalle altre province, la Lega è una sola e stasera, come da qualche settimana a questa parte, chiederà al vice segretario federale Andrea Timpa di portare le istanze dei territori a Matteo Salvini. Noi vogliamo un candidato presidente della Lega qui in Puglia. Qualsiasi nome uscirà dal tavolo nazionale, perché sappiamo che Matteo Salvini saprà fare il bene della nostra terra, ma non esiste una parte della Lega, per cui signori giornalisti diciamo di evitare di fare determinate affermazioni, perché la Lega in provincia di Lecce è una ed una sola e stasera è tutta qui. Grazie a tutti amici e buona serata. Con la parola al segretario provinciale Gianni De Blasio. Facciamo un applauso a Gianni perché è un bellissimo battesimo e complimenti per quello che fa. Grazie a loro, perché sono stati loro che hanno fatto tutto questo, si sono da tutti i comuni della provincia di Lecce, lo stanno ricercando i paesi sono quasi 100, quindi è difficile andare. Ci sono tutti, hanno fatto un bellissimo sforzo, quindi il primo ringraziamento naturalmente va a voi, che siete la forza di questa Lega. Fino a poco tempo fa sembrava una cosa inimmaginabile questa. E quando 5 anni fa, proprio in queste sale, venne la prima volta Matteo Salvini, sembravano gente che veniva da lontano, che veniva a dire delle cose strane, diverse. In 5 anni è cambiato tutto e questo lo dobbiamo grazie soprattutto a lui, che ha fatto diventare questo partito da partito territoriale a partito nazionale, e dobbiamo veramente ringraziare lui, perché solo grazie alla sua forza, alla sua determinazione tutto questo è stato possibile. Aspettiamo un po', andiamo avanti. Vai, continuiamo. Questa sala così creduta è la risposta a tutti quei detrattori, a tutte quelle persone che non ci hanno creduto, che si sono messe di traverso, tutti quelli che dicevano fino a poco tempo fa non ce la farete, state mutuando un modello del nord e volete importarlo al sud, non ci riuscirete. Bene, noi in questi mesi abbiamo radicato e strutturato il partito in tutta la provincia di Lecce. Si sono uniti a noi uomini, donne della società civile, del mondo delle professioni, tantissimi giovani e tantissime anche tante persone già impegnate politicamente. E faccio questo passaggio e dico già impegnate politicamente, perché probabilmente hanno visto in questo contenitore della Lega la possibilità di avere idee ed esperienze diverse che possono parlarsi,
dialogare e vivere insieme. E io faccio do veramente il benvenuto a queste persone, perché con il loro bagaglio culturale di esperienza arricchiranno sicuramente la nostra casa. Non farò i nomi, ce ne sono tanti qui dentro e sono intendo salutare. Voglio salutare i tantissimi militanti, i tantissimi amici che questa sera hanno contribuito con organizzando i pullman da questa nostra provincia per venire anche qui a Lecce. Di lunedì non era semplice, invece loro si sono dati tutti da fare, qui ne vedo alcuni e li voglio ringraziare, perché questo successo lo dobbiamo soprattutto a loro. Quando abbiamo iniziato c'è stato, inizialmente hanno pensato che questo nostro partito fosse un format. Chi l'ha pensato? L'hanno certa stampa? Qualcuno che... Successo niente? No. Possiamo andare avanti? Fate gli avanti, venite e spostiamoci qui sulla sinistra, altrimenti non riescono a entrare. Un applauso al nostro vice segretario nazionale. Dimenticato qualcuno?
Quindi, ritornando al discorso, quando abbiamo iniziato ci hanno descritto il nostro partito, ripeto, come un format. Chi l'ha detto? L'ha detto certa stampa, qualche la cosiddetta intelligenza nostrana, coloro che sono sempre capaci di rovinare le cose, di dire le cose cattive nei confronti degli altri, perché hanno sempre considerato, soprattutto i detrattori non stanno solo tra gli avversari politici, ma i detrattori stanno molto spesso anche tra gli amici alleati. Questo sono i primi loro ad aver considerato inizialmente come la Lega come un partito liquido che ne approfitta di cavalcare l'antipolitica e dicono prima o poi vi scioglierete come neve al sole. Beh, io stasera gli dico no. Noi abbiamo creato un partito fatto di una classe dirigente importante, una classe dirigente competente, che secondo me detterà l'agenda politica negli anni a venire, perché sono tutte persone capaci, concrete e per bene soprattutto. Non accettiamo naturalmente patenti di capacità o di validità democratica, questa è la prima cosa, e soprattutto chiediamo pari dignità su tutte le scelte regionali, e questa è la sfida che noi dobbiamo avere, pari dignità, pari dignità. Patenti non ne vogliamo da nessuno si deve veramente darci. Voglio concludere questo mio intervento chiedendo che soltanto una Lega vera, sincera, unita, ma unita sinceramente, non unita per la stampa di turno o per le convenienze del momento. Solo una Lega vera e unita può affrontare le sfide dei prossimi anni. Grazie a tutti. Chiamo Roberto, senatore Marti, eccolo qui. Facciamo un applauso al senatore. Grazie a tutti, grazie a tutti voi, siete davvero tantissimi, scusate per l'attesa, è un lunedì di gennaio, probabilmente ciascuno di noi era carico di emozione. Speravamo in un risultato migliore in una delle due regioni, ma a volte le cose vanno bene, a volte le cose possono andare meno bene. Però c'è un motivo per festeggiare la grande campagna elettorale di Matteo Salvini, che ha riconfermato il 32% in una regione come la Emilia Romagna, dove fino a poco tempo fa non esistevamo, dove per 70 anni ha governato il centro-sinistra, sapevamo che era difficile. Ci abbiamo sperato, io per primo ero molto ottimista, qualcuno diceva che ero folle, che di fatto è stato così, però noi abbiamo, grazie a lui, poi i giornalisti dicono che è colpa sua, dicono che ha fallito, io vorrei fallire ogni giorno prendendo il 32% più la lista del Presidente, scusate, ma mi accontento di poco. È evidente che c'è qualcosa che non è andato, che poteva andare meglio. Abbiamo invece ripreso in mano una regione dove lo ricordavano tanti nostri colleghi in televisione, perché durante il dibattito notturno si dimenticavano che abbiamo vinto una regione, la Calabria, che era con un presidente di sinistra uscente, e l'ha vinta una donna, una deputata che ha con una forbice larghissima
è diventata la governatrice della Calabria. Lei va un augurio, anche lì la Lega è questo che è il primo partito che si toglie con zero qualcosa da Forza Italia, che era il suo candidato presidente, quindi anche lì diciamo va un grande applauso a Matteo, a tutta la squadra della Lega che si è battuta per questa campagna elettorale. E quindi questo entusiasmo forse oggi sarebbe stato un entusiasmo differente, Andrea. Un po' tutti siamo ammaccati, dispiaciuti, ma noi, come il nostro capitano, sale sull'aereo con lo zainetto e dice sì, si rialza. Noi da questa mattina abbiamo ripreso la grande maratona per la conquista della nostra regione, la regione che è diventata rossa, non era rossa come nell'Emilia Romagna, è diventata rossa per i nostri errori, errori che per 15 anni ci sono stati. Una mano sulla coscienza ce la dobbiamo mettere tutti. Ciascuno di noi ha causato con un po' di responsabilità quelle fratture, ciascuno di noi non può assumersi più la responsabilità però di avere alcuna divisione. Ed è per questo che il nostro vice segretario federale e il nostro coordinatore regionale sono qui per ripartire il giorno dopo, come la Lega sa fare, il giorno dopo di ogni campagna elettorale si riparte, non solo il giorno della campagna elettorale, il giorno dopo di una campagna elettorale importante. Qualsiasi fosse stato il risultato, noi siamo qui, l'avevamo già calendarizzato, l'avevamo già proposto ai nostri militanti, lo avevamo detto alla nostra squadra e non alla nostra classe dirigente, noi siamo qui per chiedere al popolo del Salento, con questa assemblea provinciale, la diciamo sesta che si è tenuta nella Puglia, a cui il nostro vice segretario federale ci ha dato l'onore di partecipare a quasi tutte, con quella occasione salutare il nostro nuovo direttivo regionale, i nostri diretti segretari cittadini, i nostri amministratori, quelli che vogliono aderire, che hanno già aderito, che aspettavano la venuta di Luigi Denamo e di Crippa per poter fare una foto con loro e dire noi ci siamo, stavamo già insieme. E qui un applauso a Giorgio Bara che ha aderito come consigliere comunale di Lecce, il giovanissimo Giorgio, che è qui, e facciamo una foto con Andrea che viene sul palco e ci facciamo una foto insieme. Vieni, poi dici due parole dopo, togli gli occhiali, se no vieni bene. Ti avevo promesso che ti avrei. Ecco, questo abbraccio è importante. Scusate, e ci sono tanti altri amministratori che hanno aderito, che stanno aderendo e che avevano bisogno, diciamo però, di riunirsi qui, Andrea. Noi ci teniamo a vincere le regionali. Lo abbiamo detto in tutte le assemblee provinciali a cui tu hai partecipato, a cui ha partecipato il nostro coordinatore regionale. Lo hai sentito dai quadri dirigenti, dai deputati, dai militanti, dai segretari cittadini. Noi sentiamo che questa squadra, la squadra della Puglia, è una squadra pronta ad avere un suo candidato. Io so che questa cosa la stanno chiedendo in tutte le sedi delle regioni che andranno al voto in primavera. So che può sembrare un futuro sorprendente, però siamo tutti coscienti del fatto che la Lega non potrà avere tutti i candidati presidenti, ma noi ti chiediamo, mantenendo unito il centrodestra, di chiedere al nostro segretario federale Matteo Salvini, che insieme a te al tavolo nazionale potranno condividere con gli alleati un'unità di centrodestra e le migliori candidature, tenere presente che questa terra ha una classe dirigente pronta, ha dei deputati, dei dirigenti, degli amministratori che vogliono quella chance. Quella chance che non abbiamo mai avuto. Non la vogliamo togliere a nessuno, ma chi ci ha provato è il caso che forse si fermi per farla provare a qualcun altro, per consentire a Matteo Salvini di riuscire a rimettere male, perché riuscì a mettere le nome, a controllare che tutte le cose se la possono giocare e se la possono giocare con quell'elettorato, con un elettorato differente, un elettorato di cambiamento. Quindi io nel ringraziarti per la tua presenza, nel ringraziare Luigi Denamo per quello che sta facendo per questa terra, perché Luigi è un nostro collega e a lui va questo forte applauso che io evoco, perché lui ci ha conosciuto e con noi queste cose più diverse ormai
facciamo una parabola, io non posso che ringraziare il mio segretario federale Matteo Salvini e anche il vice segretario federale che mi hanno voluto con questo nuovo incarico di commissario in Basilicata, che è all'atto, diciamo, del conferimento di questa nomina. Mi ho chiesto solo una preghiera: non puoi togliere tempo alla Puglia, ma questo io non lo farei mai. Lo sapete che siete nel mio cuore, Lecce nel mio cuore, la Puglia nel mio cuore. Grazie a tutti. Gianmarco Greco, il segretario provinciale dei giovani, per un saluto. Io purtroppo devo fare il Rossano Sasso di Lecce e chiedere che i tempi siano contingentati non in 3 minuti, che sennò questi amici ci manderanno al diavolo, ma veramente in pochi secondi solo per un saluto al nostro vice segretario federale. Grazie Roberto, grazie. Intanto grazie anche a Gianni, perché in così poco tempo si è riuscito a formare questo partito. Questa sala stracolmo oggi è la dimostrazione del grandissimo lavoro che state facendo. Volevo fare un saluto in particolare ad Andrea come segretario provinciale della Lega Giovani di Lecce, a nome di tutto il giovanile. So che è un discorso che tieni molto a cuore, perché sei stato tanti anni segretario federale del Movimento. Ci siamo già fortunatamente conosciuti a Pontida quando hai passato la carica a Luca. Ci siamo lasciati con una promessa, quella che saremmo riusciti a formare a Lecce questo movimento. Questo movimento oggi è presente, contiamo circa 50 ragazzi, abbiamo fatto tantissime iniziative e siamo pronti per la sfida più importante, cioè quella di vincere le elezioni regionali qui in Puglia. Giovani qui a Lecce, è inutile neanche presentarlo perché si parla solo di lui, quando si parla di un giovane promettente. A 23 anni ha vinto la prima, è stato eletto per la prima volta al comune di Lecce. Si è dovuto dire, vabbè, sappiamo tutti quanti quello che è successo, insieme a tutti quanti i consiglieri. E comunque ha rivinto, essendo l'unico consigliere di destra ad alzare i voti, all'età di 25 anni, sto parlando del consigliere Giorgio Pala. Posso tirare? Un grazie profondo da tutti quanti noi. Vedete, concludo velocemente invitando Andrea sul palco, perché abbiamo un regalo da farti, a tutti i membri della giovanile, anche Marco Volpe, il segretario regionale della Lega Giovane. Rappresentante delle istituzioni massime, la ditta Taddeo ci chiede.
A te Francesca. Buonasera a tutti, grazie, ringrazio intanto Gianni come segretario provinciale, Roberto, per questa fiducia dandogli questo incarico. Ringrazio i ragazzi del direttivo cittadino che in questi mesi, nonostante la riserva, sono rimasti uniti e forti. Siamo sulla strada giusta, possiamo fare tanto, il gruppo si allargherà, quindi lavoreremo insieme per costruire qualcosa di buono. Insomma, passo la parola a te. Buonasera a tutti. Grazie di essere presenti, grazie a Roberto, un saluto particolare all'onorevole Andrea Crippa e a tutti voi. E, onorata di vedere questo fiume di persone, e qui siamo solo all'inizio e io devo fare un piccolo appunto e ringraziare di nuovo e fortemente il senatore Marti, artefice di tutto questo, di questa crescita, di questo partito che è cresciuto in maniera esponenziale e si è radicato sul territorio in maniera così bella. Grazie a Matteo Salvini, soprattutto al nostro capitano e a tutti voi. Se ho dimenticato qualcuno, scusatemi, vi ringrazio tanto. Grazie. Allora, invito a salire qui con noi Giorgio Pala per ufficializzare il suo passaggio in consiglio comunale. E c'è Severo Martini, capogruppo della Lega in consiglio comunale, alzi la mano, ma ti devi avvicinare, Dino, sei a casa tua, devi venire qui sul palco. Dino, uno, due, eccolo. Eccolo qua, un applauso al nostro capogruppo, a lui l'onore di presentare poi, ecco è caduto il capogruppo. Allora, presenta tu il tuo consigliere comunale. È con piacere che oggi accogliamo Giorgio Pala, un ragazzo che ha cominciato a fare molto, che persona lo spirito di giovane della Lega, messo insieme tutte le professionalità, le capacità politiche di un gruppo di persone che hanno cominciato a lavorare da un po', allora, buonasera a tutti e grazie per essere venuti qua in questa giornata, in questo lunedì. Andrea, queste sale tu le vedi a Milano, le vedi al nord, ma a Lecce te l'aspettavi, fatemi un applauso da soli perché siete meravigliosi, bravi! Io sono emozionatissimo perché Roberto, Andrea, tutti quanti i membri della Lega sanno che per un anno gradualmente abbiamo costruito questo momento. Siamo stati artefici della creazione di un partito, io in ultima fila, giorno dopo giorno, i ragazzi del giovanile che ringrazio, Gianni, il miglior segretario provinciale che possiamo avere. Grazie a tutti, ma soprattutto il farlo qui oggi, da giovane consigliere, emozionato perché, lo posso dire ufficialmente da oggi, sono della Lega, e lo dico con coraggio, in un posto in cui purtroppo è relativamente difficile fare. Lo dico in un comune che ha un'amministrazione centro-sinistra che sicuramente non sta facendo il bene della città recentemente, ma nel mio piccolo, già piccolo salviniano, il primo atto, lo dico ridendo, da presidente della commissione controllo fu 2 anni fa, qua di fronte allo Dentiziano c'era un centro sociale, canali occupati, prima cosa l'abbiamo fatto chiudere, l'abbiamo fatto sgomberare, e ringrazio le forze dell'ordine che hanno fatto tutto ciò. Andrea, concludo, a breve voteremo per le elezioni regionali, votiamo per mandare a casa e per liberare la Puglia da Michele Emiliano, da Nichi Ventola, da una sinistra che da 15 anni ha fatto il nostro male, e non perché i trasporti sono scadenti, non perché la sanità fa pena, ma da giovane, perché a me fa male vedere i miei coetanei che oggi sono costretti ad andare via per studiare o per lavorare. Io vorrei che rimanessero qua nella nostra splendida Puglia e che non dovessero per colpa della sinistra da 15 anni fare la valigia e andare via. Grazie a te, chiudo se non ho detto Milena, perché ha avuto il coraggio, ed è stata la cosa più bella, Andrea, dobbiamo dirlo di fronte a tutti con forza, di dire
a chi purtroppo rappresenta una Lega che è diversa da quella di oggi, che i meridionali non sono gli africani, non devono straripare come l'Africa, e un ragazzo di 33 anni, vice segretario della Lega, oggi ci rappresenta perché ha avuto il coraggio, scusate, e le palle di dire le cose come stanno e di fare interessi di noi del Sud. Questa è la Lega che ci piace. Bravo Andrea, grazie a tutti e forza Lega! Grazie, grazie Giorgio, ce l'abbiamo fatta. Adesso invito per un saluto a una persona a cui tengo molto. È iniziato Andrea con... scusami Costano, adesso stiamo facendo sul serio. Invito una persona che ha scelto insieme a me, a Todi di mattina, annuncio questo percorso dal primo momento, ed è uno che l'ha fatto con coraggio, perché in quel momento noi lo abbiamo avuto, ma avevamo la prospettiva anche di... eravamo parlamentari, deputati, ci accingevamo a candidarci, invece l'ha fatto da sindaco, da consigliere provinciale, e ha un ruolo importante all'interno del nostro partito, insieme a Gianni è il segretario organizzativo, responsabile della comunicazione, Massimo Martella, per un saluto, grazie Massimo. Vedere questa sala piena, piena perché rappresenta la forza, il coraggio, la passione di ognuno di voi, di ognuno di noi, pronti per la sfida delle sfide, perché ovviamente ci apprestiamo tra qualche mese ad andare a casa. La sinistra, caro Roberto e Michele Emiliano, finalmente, lo faremo insieme e saluto i rappresentanti istituzionali che ci hanno raggiunto, tutti coloro che sono venuti qui da altre province. Chiaramente non era semplice organizzare di un lunedì, però questa è la dimostrazione più grande. L'abbraccio più grande al nostro vice segretario federale, all'onorevole Andrea Crippa, che sicuramente dopo questa sera porterà in dote l'entusiasmo che si è respirato e che si sta respirando in questa sala. Lo porterà direttamente al nostro capitano Matteo Salvini, che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sicuramente seduto sul tavolo degli istituzionali, deciderà il nostro candidato presidente alla Regione Puglia. Lo farà con la forza di tutti noi. Chiaramente noi dobbiamo continuare a lavorare, così come si è fatto in questi giorni, in questi mesi, lavorare su quelle che sono le tematiche principali che dovranno caratterizzare la nostra campagna elettorale, ovviamente sottolineando dove il centro-sinistra ha fallito, e staremo qui ore, non lo farò caro Roberto, però credimi, mi piacerebbe essere un fiume in piena in questi momenti, perché basti pensare a quello che è stato un autentico terremoto per tutti noi, che ha cancellato di fatto quella che è la nostra identità, le nostre radici, ha messo in ginocchio un comparto agricolo e olivicolo che è il dramma della Xylella, è partito dal profondo sud, ma ovviamente ormai sta interessando le altre varie province. Noi non possiamo stare fermi. Abbiamo visto una sinistra, Michele Emiliano, andare dietro a Santoni, a pseudoambientalisti. Noi questo non lo vogliamo, noi vogliamo invece una politica del fare. Mi auguro che quanto prima si possa ritornare a ragionare in questo modo. 15 anni di mal governo, diceva bene Pala prima, perché oltre ad Emiliano abbiamo anche quel castigo di Dio che si chiama Niki Vendola e che ce lo siamo tenuto per 10 anni. Purtroppo lo prendiamo in eredità, perché fosse soltanto la Xylella forse ce ne faremo una ragione, inizieremo a lottare sin dal primo momento. Non è soltanto questo, perché caro Roberto, noi ne parliamo in tante altre occasioni, tanti sono i disagi e tante sono le tematiche che dovrebbero essere affrontate, ma lo faremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, con un programma penso strutturato e diciamo fortificato dalla forza di chi ovviamente i territori riesce a viverli ovviamente quotidianamente con quella politica che ci piace fare, che è la politica del fare. Dobbiamo farlo insieme, dobbiamo farlo uniti, con la Lega sicuramente che sarà protagonista, perché solo uniti, cari amici, si vince, solo uniti si può. Viva la Lega, viva tutti voi, buona serata, grazie. Grazie.
grazie Massimo. Proprio solo per un saluto, Matteo Salvini nel Salento è venuto in campagna elettorale delle politiche e è andato a casa di quest'uomo, dell'emblema di uno dei rappresentanti del cancro del Salento, da dove è partita la malattia, degli agricoltori, della cultura, della nostra società, della Xylella, nel frantoio di Alessandro Doriciati, componente del nostro coordinamento regionale della Lega, che è qui per rappresentare con forza la sua categoria all'interno della Lega, perché ci ha messo la faccia, ci ha messo al primo momento per un problema così importante. Solo per un saluto, Alessandro. Buonasera a tutti, siamo fortissimi, siamo tantissimi. Spero solo che i nostri onorevoli, onorevole Pippa, prendano a cuore questo problema, perché è un problema serio per tutto il Salento e per tutta la Puglia. Sicuramente con un maggiore impegno dobbiamo riuscire a sbloccare questa situazione. Adesso siamo arrivati anche all'assurdo, Don Roberto, che nelle pratiche per gli impianti chiedono la bancabilità per le aziende agricole. Dopo che 7 anni stiamo soffrendo, siamo i conti in rosso, la Regione Puglia chiede la bancabilità delle aziende agricole. È una cosa soltanto assurda, che non ci possiamo permettere. Devono solo aiutare, dobbiamo vincere la Regione per risollevare il nostro compatto, nello stesso tempo tutta la storia del nostro talento e della nostra Puglia. Grazie a tutti e forza a tutti. Alessandro, grazie. Adesso chiedo per un rapidissimo saluto a una persona che mi ha accompagnato per tanti anni in un'esperienza in Consiglio regionale prima, in Parlamento dopo, e segue per tutti quanti noi, per la Lega, come ha detto già Gianni prima, il programma insieme ad Antonella Lella, una nostra donna che in maniera valida, forte, insieme a Ilaria Antelli, che io chiedo di salire qui solo per farvi vedere da tutti, perché come delle leonesse si sono battute in una campagna elettorale delle europee, e non perché c'erano le preferenze femminili, ma perché erano girate a questa Italia meridionale. E a loro va un saluto velocissimo. Grazie a tutti gli amici, gli amministratori,
a tutti i parlamentari presenti, i soci fondatori di questo partito, non me ne voglia chi l'ho dimenticato, ma i tanti amici che vedo qui presenti. L'unica cosa, Antonella, di rispetto al programma, voglio solo dire, considerato che c'è, approfittiamo della presenza anche di Andrea Crippa, che forse la campagna elettorale più bella è quella che deve iniziare. Ancora manca, dico, nel contesto di tutto quello che abbiamo fatto, la campagna elettorale per le regionali. E io penso che proprio il dato dell'Emilia Romagna rispetto a quello che è stato lo scenario della coalizione di centrodestra deve, diciamo così, dare la possibilità a Matteo Salvini, ma Andrea Crippa, al nostro presidente regionale, di poter spuntare la candidatura per le regionali in Puglia alla Lega. Questo perché se voi considerate che il 32-34% è forza trainante la Lega nel centro-nord, noi però abbiamo che le coalizioni del centro-destra non sono altrettanto, diciamo così, trainanti come le va Lega per gli altri. Ecco perché io penso che sia arrivato il momento di poterci misurare su questo terreno. Abbiamo sicuramente persone in grado e capaci di poter rappresentare, ma soprattutto abbiamo la necessità che il Sud, che la Puglia esprimi il candidato della Lega. Io, e questo l'appello accorato che faccio nell'interesse di tutti, lo so perfettamente che ci stiamo battendo per questo, solo il lavoro che è stato fatto da sia Erramo che Andrea Crippa, però è chiaro che ormai siamo alle battute finali, per cui nessuno può, penso che possa assolutamente mettere in dubbio quella che è una legittima aspettativa, quella che è soprattutto una legittima aspettativa di un leader come Matteo Salvini, che sostanzialmente in tutte le competizioni elettorali alle altre forze della coalizione riesce a dare un contributo importante, ma nello stesso tempo non lo riceve al nord come diciamo noi potremmo darlo nelle nostre regioni. Ecco perché io concludo questo intervento salutandovi, ringraziandovi, ma soprattutto, cara Antonella Vella, nel nostro programma che diciamo dobbiamo completare nel giro di 15 giorni c'è un dato, quello che la campagna elettorale più bella è quella che deve iniziare. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie Gianfranco, una delle cose che mi hanno insegnato appena, anche prima di entrare in Lega, che bisognava avere rispetto da Andrea Crippa a Matteo Salvini, per chi questo partito ci ha creduto dal primo momento, quindi un forte applauso va ad Annalita Tateo e a Rossano Sasso, un'altra persona che invito qui sul palco, a Daniele Di Smaio e tanti altri, un'altra persona che invito qui sul palco, il nostro socio portatore, avvocato Giovanni Riviello! E poi un altro ringraziamento va e un saluto e un forte applauso ai nostri due parlamentari europei che ci difendono in Europa, Andrea Rocco e Massimo Casanova, che ci salutano, che salutano il nostro vice segretario federale, ma sono stati impossibilità per essere qui. Giovanni, a te. Ma sarà brevissimo perché non devo togliere tempo a chi giustamente non vedete così spesso e che è giusto abbia la possibilità di parlare a tutti voi. Siete tantissimi, tanti da tutte le province della regione, questo mi fa enormemente piacere e mi dà grande orgoglio. Luigi D'Eramo, il nostro segretario regionale, a cui vorrei fare un grandissimo applauso da parte di tutti noi perché sta lavorando alla grande, mi ha onorato di nominarmi vice segretario regionale. Bene, io vi dico che nel vedere le delegazioni di tutte le province mi si apre veramente il cuore, perché penso che tutti ci accusano di essere troppo chiusi, perché la Lega è troppo territoriale, perché la Lega non si apre all'esterno. Bene, noi invece stiamo dando una grandissima prova di unità regionale, dove tutte le province, come le dita di una mano, si muovono in sincrono e stanno cercando di costruire quello schiaffo che daremo in faccia a Michele Emiliano. Molto bene! Molto bene! E se ve lo dico è perché da quello che sentiamo tra la gente, da quello che sentiamo tra i nostri elettori,
da quello che sentiamo nelle nostre piazze, nelle città, nei quartieri, nei rioni dove andiamo, c'è tanta, tanta, tanta voglia di cambiamento e c'è tanta, tantissima voglia di qualcosa di nuovo. E quel qualcosa di nuovo, ascoltateci, non è una minestra riscaldata, ma è qualcosa che viene dalla Lega, perché l'unica vera novità nel panorama elettorale pugliese siamo noi. Mettiamocelo nel cuore, mettiamocelo nelle mani e mettiamoci tutto quello che abbiamo. Grazie Roberto, forza Lecce! Grazie, grazie Giovanni, grazie. E adesso la parola a una persona che ho conosciuto come Giovanni, come Rossano, che mi hanno accolto, veramente come degli amici fraterni, è una compagna di viaggio in questo percorso istituzionale della Lega in Parlamento, una persona che ho apprezzato via via, perché l'ho apprezzata da subito, la mia amica Margarita Tateo. Io vorrei complimentare tutti i ragazzi della Lega Giovani, anche Marco Volpe che è rappresentante regionale dei giovani. Grazie, grazie Andrea, grazie Luigi, grazie. È importante avervi qui perché noi siamo nelle vostre mani. Perché voi siete, loro sono il nostro futuro, sono loro che devono tramandare le tradizioni, la storia e la memoria. Oggi è la giornata internazionale per le vittime dell'Olocausto. È importante non dimenticare. Non dimenticare la storia, non dimenticare che questi cibi possono accadere nuovamente. Sono tanti anche gli italiani che sono stati deportati nei campi di concentramento e non voglio rubare tempo, ma vi voglio lasciare solo con poche parole riprese da un grande autore che è stato nel campo di concentramento di Auschwitz, che è Primo Levi, da Se questo è un uomo. Avevamo deciso di trovarci, noi italiani, ogni domenica sera, in un angolo del lager. Ma abbiamo subito smesso, perché era troppo triste contarci e trovarci ogni volta più pochi. E più deformi, e più squallidi, ed era così faticoso fare quei pochi passi. E poi, a ritrovarsi, accadeva di ricordare e di pensare, ed era meglio non farlo. Grazie. Roberto e come, ovviamente come ultimo saluto è chiaro che devo dire Puglia libera e realmente vogliamo un candidato della Lega. Grazie. Grazie, grazie a Marita, grazie a tutti, velocizziamo al massimo, io mi scuso per tutti gli amici che sono rimasti fuori, a cui va il nostro applauso, grazie, e quelli che sono in piedi, non immaginavamo tanta gente, veramente grazie, e scusate per il disagio. Io credo che a uno i nostri dirigenti militanti non li potremmo salutare, però chiamato qualcuno sul palco, io devo per forza salutare Vittorio Zizza, nostro senatore Zizza, e abbiamo salutato il coordinatore di provincia di Cure, c'è il nostro amico Paolo Magliaro, Paolo vieni qui, per te invece Nicola Giorgino, da Andria. Buonasera a tutti, benvenuti in Salento, benvenuto, avevamo proprio bisogno di vederti qui, benvenuti il nostro coordinatore regionale, fantastico, onorevole Veramo. Dunque, cosa c'è da dire? Ci aspetta un appuntamento importantissimo, ma mi sa che ci sono le condizioni per far capire quanto è forte il Salento e come si farà sentire. Questo appuntamento è importantissimo, abbiamo la grande possibilità finalmente dopo 15 anni
di mandare a casa questa sinistra che ha ridotto questa regione veramente in una condizione incredibile. Stiamo soffrendo, questa terra sta soffrendo moltissimo. Vogliamo parlare di sanità, vogliamo parlare delle liste d'attesa 2 anni minimo, del fatto che ci sono delle apparecchiature che sono ferme sotto gli scantinati e la gente non sa come fare a curarsi, non riescono neanche più a stare dietro agli interventi. Prima intervento, il 118 non riesce a esaurire tutte le richieste, con i soccorsi sembrano di essere un campo di guerra. Stiamo avendo un momento drammatico in ogni settore, vogliamo parlare di agricoltura, vogliamo parlare di come hanno gestito male la xylella, i nostri agricoltori sono in ginocchio, vogliamo parlare per esempio delle infrastrutture, vogliamo parlare delle strade, dell'aeroporto di Brindisi, isolato tutto il resto. Avremo tanto da dire, tanti momenti in cui dovremo parlare. Adesso una cosa è certa, è sicura. Abbiamo questa grande opportunità, non facciamocela sfuggire. La Lega, più di qualsiasi altro partito, oggi rappresenta il partito che parla con un linguaggio semplice, immediato, diretto, il partito della gente, è il partito dei più deboli, che è rimasto indietro, e oggi abbiamo una grande opportunità. Non lasciamocela sfuggire, che è poi la più ordinaria, anche io voglio farlo. C'è bisogno del cambiamento. C'è bisogno di un candidato che unisca, un candidato che possa finalmente rappresentare quello che da tempo i nostri cittadini si attendono, un candidato vincente, un candidato che possa metterci tutti insieme, perché questa volta è arrivata la volta buona per andare a casa la sinistra e andare a casa la picchia di mano. Grazie Fabio, un saluto a Luigi Milano e a Forza del coordinamento regionale, al nostro Raimondo Zitti e qui c'è un altro storico che invito qui, che si è mosso anche con tanti amici di Foggia, Joseph Splendido. Dov'è Joseph? Joseph? Ecco qua, Antonio Sciamano, il nostro Michele Picaro. Bella, limpa, Joseph. Io ho chiamato il team. E poi vorrei fregare Pala, Giorgio Pala, di essere il più giovane consigliere comunale. Noi qui abbiamo la nostra consigliera comunale di Bari, giovanissima, che invitiamo a salire sul palco con il nostro amico Fabio Romito, il nostro candidato alle comunali a Bari. Fabio, dove sei? Fabio, eccolo, vieni qua. Il Giorgio, vai della Lega, ciao. Che abbiamo giovani importanti. Ma Laura è una record lady, non record, quindi un applauso veramente a Laura, a tutti questi giovani fantastici della Lega, ma l'applauso più grande a questo signore qua, perché sei un fenomeno, Marti, ma che cosa hai combinato questa sera? Grande Roberto, e grazie a te per essere qui al suo. Lo dice pure Sergio. Non so che non siete abituati a Bari. Grazie Laura. Complimenti a tutti, un lunedì c'è tantissima gente, veramente se andate a assistere ad un concerto, non parlo a caso di un concerto perché ieri sono stato a vedere a Bari con il grado zero, quindi evidentemente sicuramente c'è la meno gente. Non voglio rubare tempo ai protagonisti di questa serata, ringrazio tutti e saluto. Grazie senatore. Grazie ragazzi, Marco Colombetta da Foggia, Mariano Natale che è qui presente. Adesso un saluto bellissimo, so che non lo vorrebbe fare, ma io, per me l'amicizia è una cosa importante, è sacra. Qui c'è Massimo, c'è Gianni, ci sono tanti altri amici, Salvatore De Brudo, Mino Miccoli, tanti amici che mi hanno seguito da molti anni. Ma uno in particolare che per me è il football preferito, Alessandro Colicciati, che avete sentito prima, c'è qui il nostro amico Todi Di Mattina, al quale fa un applauso e un saluto forte qui sul palco, che è il Todi, non fare il timido. Ciao. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie ad Andrea. Diciamo che questa è l'ultima assemblea provinciale. Adesso rispetto agli altri che abbiamo fatto, Bari, Foggia, Bindi, Taranto, adesso il partito, l'organizzazione, diciamo, del partito in Puglia è terminata. Siamo una bella squadra, un'ottima squadra. Bravo,
possiamo vincere il campionato. E possibilmente vorremmo vincerlo con il nostro candidato. E quindi lasciamo ad Andrea, che sta qua, il compito e a Luigi di vincere questa battaglia, perché veramente possiamo farcela, siamo tanti, abbiamo una struttura, abbiamo la competenza, abbiamo tanti uomini che, e donne che riescono a lavorare bene, quindi abbiamo una partita davanti, sono convinto che riusciremo a vincerla e riusciremo a vincerla con il nostro candidato della Lega. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. E qui c'era il coordinatore regionale di noi Costantini prima e poi della Lega dopo, cioè colui che mi ha accolto, mi ha traghettato, mi ha coccolato, mi ha rispettato e mi ha voluto bene, il nostro Rossano Sasso! Ho già fatto l'intervento in apertura, per cui siete aumentati rispetto a un'ora fa, bene. Ci scusiamo, mi metto anche io nell'organizzazione per gli amici che sono rimasti fuori, mi stanno mandando i messaggi, però è bello vedere qui tutta la comunità militante politica della Lega. Riprendo quello che ho detto in precedenza, leggo ogni tanto sui giornali parte della Lega, parte della Lega. Lo ripeto, se ci sono giornalisti scrivete, fatelo uscire sui giornali. La Lega in provincia di Lecce, in tutta la Puglia, è una ed una sola, è qui stasera e chiede al vice segretario federale della Lega, per il tramite del segretario regionale Luigi Teramo, che la tassa vincente della Puglia leghista è pronta. Noi non abbiamo detto male a Matteo Salvini con 5.000 persone in due giorni e lo abbiamo scritto qua dentro. Liberiamo la Puglia. Siamo artefici del nostro destino e siamo padroni a casa nostra. Amiamo il territorio, facciamo politica sempre. Non stiamo a giudicare, a fare analisi. Andiamoci a prendere i voti ad uno, perché dalla Emilia Romagna noi tutti, militanti, dirigenti, attivisti, dobbiamo imparare la lezione che Matteo Salvini è un grande. Ma ha bisogno di tutti i soldati dal primo all'ultimo per prendere un voto in più di chi per anni è riuscito a costruire l'apparato. Allora la Lega, solo grazie a noi della Lega, concludo, per la prima volta dopo 15 anni terrà il centrodestra unito, grazie al nostro senso di responsabilità, non come ha fatto qualcuno che per la propria vanagloria, il proprio protagonismo personale, il centrodestra l'ha spaccato, l'ha diviso e ha fatto nascere dei mostri politicamente parlando come Vendola e Michele Emiliano. Allora, se noi amiamo la nostra terra in maniera responsabile e seguiremo non semplicemente un ordine, e seguiremo quello sicuramente che uscirà dal tavolo nazionale dove il nostro segretario federale saprà fare sintesi, ma ci corre l'obbligo morale, abbiamo il diritto e il dovere fino a quel momento di dimostrare che la Lega è pronta, ha il candidato e vuole lottare a testa alta contro chi ha causato la diffusione della xylella qui da voi, contro chi ha penalizzato i balneari senza muovere un dito contro la Bolkestein, mentre la Lega in 14 mesi di governo è riuscito a fare qualcosa. Non dimentichiamo il disastro della sanità, perché adesso si va a tagliare nastri in giro per la Puglia, ma guardate che io questa mattina sono stato al CARA, il CARA di Bari Palese, è una struttura che funziona benissimo, hanno più assistenza, più sicurezza e più dignità gli extracomunitari finti profughi che vengono lì, piuttosto che gli abitanti di una periferia di un paese qualunque dove l'ospedale non c'è, dove la caserma dei carabinieri di Alberto di Sera e dove noi pugliesi non siamo tutelati. Per cui, a prescindere da quello che sarà il candidato, ovviamente l'auspicio è che sia il nostro, la Lega deve prendere quanti più voti possibili per determinare la vita di questa nostra terra e liberiamola, ma liberiamola per davvero. Grazie a tutti e non dimentichiamo tempo e a Gianni per questa serata, questa sala che è bella quanto quella di Bari, quanto quella di Taranto. Grazie Rosso, grazie Davide Pedro, mio collega e consigliere.
impazzire tanti altri amici. Adesso velocissimi verso la chiusura, sono gli ultimi 30 interventi. Sì, c'è Gianni De Blasi che farebbe bene a farle lui queste cose, mi ricorda sempre qualcosa che ho lasciato. C'è un nostro consigliere comunale che non come Giorgio, un po' più timido, non vuole venire sul palco, ma che ha aderito in un grosso comune di Galatina, Alessio Plastano, a lui va un applauso forte. Alessio viene dalla lista civica e ha aderito alla Lega, grazie Alessio, fatti vedere. Poi c'è Luciano Galini che ha aderito a questo progetto politico e lì dietro tutti i timidi e tanti altri amici. Alessio, eccoli qua. Buonasera a tutti, benvenuto onorevole, grazie a tutti per essere qui. Sì, liberiamo la Puglia, senatore, ci stiamo provando insieme. E quindi buon lavoro a tutti. Bravo! Grazie, adesso andiamo alla conclusione con un altro amico. Chi con me ha fatto questo percorso, che ha sofferto quelle notti di indecisione, chi mi ha incoraggiato, chi continua a farlo. Un amico da tanti anni, una persona che ha un valore come tanti altri, come Gianfranco, che come Toni, che in questo percorso hanno fatto la differenza per me, per la Lega. E qui con noi Nuccio Altieri. Grazie a tutti, grazie a te Roberto. Quando abbiamo immaginato questo passaggio, forse non avremmo mai potuto immaginare tutto questo. Ma credetemi, non la gente, non la sala piena, non il calore di lunedì sera, ma il fatto di sentirci tutti una unica grande famiglia. Voi state vedendo sul palco che salgono uomini, donne, ragazzi, tutti uniti, tutti con il sorriso sulle labbra, non c'è più la cappa, abbiamo tolto a calci il podio che era lì, che è stato l'emblema di un meridionalismo da cui chi parlava era dietro il podio e gli altri che arrivavano dovevano chinare la testa. Per queste ragioni, per 50 anni, questa regione è rimasta nelle condizioni di arretratezza, diciamoci la verità, diciamolo a noi stessi, perché per cambiare la Puglia deve cambiare ognuno di noi in quello che è in testa e in quello che ha nel cuore. Dobbiamo cambiare prima noi per cambiare la nostra regione, tutti quanti insieme. E allora dobbiamo cambiare, questa deve essere la regione, fino ad oggi è una regione che è di 4 milioni e mezzo di abitanti, ma viene governata per al massimo 200.000 persone, perché si fa l'ospedale nel paese dell'assessore, si ristruttura la chiesa nel paese del consigliere, no? È così, si è fatta la strada magari che non serve a niente in un determinato posto, e noi qui abbiamo una delle parti più belle d'Italia, dove stanno arrivando persone da tutto il mondo e non c'è l'autostrada che arriva nel Salento. Secondo voi lo sviluppo della Puglia dipende dall'autostrada nel Salento o da stabilizzare 500 amici dei consiglieri regionali per l'ennesima volta nelle strutture ospedaliere? E allora chi pensa di vincere le regionali così dai mandare via la nostra terra? E da questi che vogliamo migliorare la Puglia, e da loro che abbiamo migliorata tutti insieme, non io da solo, non con Roberto, non con Andrea, con Andrea, ma è un popolo che deve liberare la nostra terra, è il popolo che deve vivere il cambiamento. Se qualcuno di voi pensa ancora che bisogna andare da Lanuco perché dice, sai, mi hanno detto che, te lo dicono nell'orecchio, Sanità Service sta stabilizzando le persone, c'è un concorso. Allora signori, quando noi viviamo una situazione, ci troviamo una regione che è diversa da altre regioni italiane, non è perché questa è meno importante, ma perché qui per 50 anni, non per 15, per 50 anni, siamo sinceri, ci siamo dimenticati la parola merito. Si entra solo per merito di servilismo. Allora questa diventa
noi ci troviamo alla deriva di questi ultimi 15 anni di Regione Rossa, che poi non è rossa per il colore come l'Emilia Romagna, perché la Puglia, Andrea, è una regione rossa di vergogna e non di comunismo, perché è rossa di vergogna, perché in questi ultimi anni non c'è nemmeno una visione, non si capisce che cosa vuole Emiliano. Boh, gli hanno chiesto adesso di provare come piantare gli ulivi, bisogna andare in banca. Prima bisognava andare in sovrintendenza per togliere un ulivo. C'è qualcuno che li ha bruciati, gli ulivi morti perché non andavano spiantati. Ci sono state persone e persone che si sono andate a inventare, non so, gli additivi, gli insetti, per cercare solo di fare soldi sulla sfortuna. Ma nessuno è stato ancora in grado oggi di dire, in questa terra dove sono morte tutte quelle piante, che cosa devono fare gli agricoltori per ritornare a quella redditività che hanno perso. Perché, Roberto, è tutto qua che ci giochiamo la partita. O questa diventa una regione dove non bisogna temere l'iniziativa privata. Qui se uno apre uno stabilimento balneare deve montare a giugno e deve smontare ad ottobre, perché devi fare la prova dello smontaggio. Una struttura è removibile o è privata. Non si tratta di fare la prova, dice si smonta o si smonta. Se non c'è cemento, è una struttura removibile, te la lasci là. Se devi cambiare un infisso, devi fare la richiesta a 5 enti, anche alla capitaneria di porto, ti devono dire se l'infisso va bene di quel colore. Se apri un'azienda, ci vogliono pratiche che costano 2 anni in media, se ti va bene. Se devi fare il tassista, Roberto, in una regione turistica, dove non c'è l'autostrada, dove non arriva il treno, dove non c'è l'alta velocità. Oggi Andrea Crippa, per venire da Napoli a Bari, è stato accompagnato a Caserta, 80 km indietro, per prendere un treno e venire qui. Ma noi possiamo continuare a vivere in questa regione? Io vi chiedo, con tutti i soldi della Cassa del Mezzogiorno, dell'IRI, l'obiettivo 1, il piano sud, ma perché non hanno fatto l'alta velocità? Perché forse, lo dico io, a qualcuno conveniva tenere una regione di persone non libere, schiave, dove non si può fare l'iniziativa privata, perché solo così potevano controllare i voti, potevano controllare le persone, perché finché si è nello stato di bisogno e si ha bisogno di qualcuno, si va da quel qualcuno, si vota quel qualcuno e allora cambiano gli anni. Si passano i decenni, i ventenni, ma le persone sono sempre le stesse. E allora Andrea, noi ti chiediamo in maniera forte, ma veramente forte, perché noi siamo innamorati da questa terra, siamo innamorati della Puglia, siamo pugliesi, vogliamo che i nostri figli continuino a vivere qui e non vadano via. Noi questa battaglia di libertà della Puglia ci sentiamo di combatterla con tutti loro. E se loro ci daranno la forza, e se tu e Matteo ci darete quella opportunità che questa regione si merita, noi questa Puglia non solo la libereremo, non solo la cambieremo, ma la renderemo finalmente la regione dove si governa non per pochi, ma per tutti quanti voi, perché ognuno di voi che sarà il presidente di questa regione, questo è lo spirito della Lega, e quindi andiamo a vincere, andiamo a governare, il tempo è passato, è ora di cambiare. Andrea, questo popolo si merita questa opportunità. Ci saranno accordi, accordini, accordicchi, noi gli unici accordi che conosciamo sono quelli musicali. Tutto il resto lo vediamo negli occhi di queste persone. Bravo. E in quelle stanze non c'erano, ma lo sappiamo che cosa vogliono. Ed è con questa forza che te lo stanno chiedendo quest'oggi. Grazie Roberto, grazie a tutti quanti voi. Signori, crediamoci, cambiamo, ognuno di noi cambia tutto. E noi la cambieremo questa nazione. Grazie, viva la Lega. Grazie Lucio, grazie, grazie, grazie. Ho dimenticato il nostro capogruppo comune di Brindisi, che è preso a Bonaro, tutti i nostri dirigenti di Brindisi e delle altre province. Scusatemi, ma purtroppo siete tanti, non vi vedo tutti, qualcuno potrà
sfuggirmi, non dovete dispiacervi, non mi fate rimanere male domani perché ho dimenticato qualcuno. E adesso iniziamo con un forte abbraccio e un applauso all'uomo che ci sta sopportando in questi mesi, ci sta dirigendo verso la squadra di amici che vogliono il bene della Lega, che con lui e con Matteo Salvini e con Andrea Pippa la vogliono fare nel migliore modo possibile. Sta avendo la pazienza maggiore di un pugliese, di un leccese, di un salentino, è un amico, è un parlamentare, è il nostro segretario regionale Luigi Tenere! E a lui se vuoi spendere il tempo di introdurre il nostro vice segretario federale. E quindi vi saluto tutti e vi ringrazio, Luigi Teramo! Grazie, buonasera a tutti quanti voi, grazie Roberto, benvenuto Andrea. Il primo ringraziamento lo voglio fare a Roberto Marti perché siamo a casa sua e credo che posso affermare senza paura di essere smentito che soltanto oggi ho capito tante delle motivazioni che hanno caratterizzato l'attività politica di Roberto Marti e soprattutto in questi mesi in cui abbiamo avuto modo di conoscerci e di studiarci. E credo che queste sue positive e belle caratteristiche sono il frutto del rapporto che ha quotidianamente con ognuno di voi, perché voi siete persone splendide, persone libere, che hanno sicuramente tanto da dare a questa politica. Quindi trovo una bellissima comunità fatta di donne, di uomini, di giovani che guardano al futuro con molta determinazione, con tanta speranza e che soprattutto guardano nella Lega quale unica realtà politica che possa garantire che questa speranza, che un futuro diverso possa essere scritto in questa terra, nel Salento ma in tutta la Puglia. E poi consentitemi di ringraziare tutta la struttura, sia per il vertice che di base, per il lavoro che in questi mesi hanno portato avanti, che continuano a portare avanti in tutti i comuni, ai segretari comunali, ai segretari provinciali, ai componenti dei rispettivi direttivi, ai componenti dell'esecutivo regionale, a Gianfranco Chiarelli, a Antonella Lella che da due mesi stanno lavorando su quella che sarà la base del programma che offriremo non solo all'attenzione degli alleati della coalizione, ma soprattutto offriremo per un confronto aperto, per migliorare, emendare, per cercare di far crescere le idee che proponiamo agli ordini, alle professioni, alle categorie, alle associazioni, al terzo settore, al mondo dello sport, dell'occupazione, dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, degli studenti universitari. Ecco, è questa l'attività che stiamo portando avanti, così come cercheremo di essere i primi, anzi saremo i primi a chiudere la composizione delle liste per le elezioni al Consiglio regionale, perché vedete, un partito è credibile nel momento in cui dà la possibilità alle proprie donne, ai propri uomini che ci mettono la faccia, di poter scendere sui loro rispettivi territori con molti mesi di anticipo rispetto ai canonici e classici 30 giorni di campagna elettorale. Perché noi pretendiamo da ogni nostro candidato che l'impegno non si riduca a 30 giorni, ma che l'impegno sia costante, quotidiano, nelle strade, nelle piazze, nei condomini, nel porta a porta, a parlare, a propagandare, a far comprendere fino in fondo cos'è la rivoluzione del consenso, a far comprendere fino in fondo che se è vero il principio, che se è vero il principio che in regione ci devono andare coloro i quali hanno avuto delle esperienze in regione, che magari queste persone possono portare il carico della esperienza per una nuova tornata. È vero, ma
noi sappiamo che la Puglia cerca altro. Bravo. La Puglia non solo cerca l'esperienza o soltanto l'esperienza, la Puglia cerca chi sappia governare questa regione e chi abbia dentro di sé il gusto, la forza, la gioia della prima volta. E questa è la differenza tra il tecnicismo istorico della politica e la passione, il cuore, la carne, il sudore, la capacità di saper guardare negli occhi i cittadini pugliesi e non fare promesse che non si possono mantenere, la capacità di riuscire a liberare le speranze dei giovani e non farli andare ad inginocchiarsi di fronte alle segreterie dei potenti di turno, la capacità di ogni nostro candidato di portare il vento della libertà e della concretezza in ogni angolo di questa regione. E vedete, soltanto chi è alla prima volta può garantire questo, perché chi è alla prima volta ha voglia di fare, non ha legami con un certo passato, ha la libertà di poter dire ciò che pensa, ha la possibilità di sognare un sogno diverso, ha la possibilità di modellare come ritiene, come i cittadini hanno chiesto a egli stesso, una regione diversa, un modello di azione politica diversa, una filosofia legislativa e amministrativa diversa, che non abbia legami, ma che l'unico legame che ha e che sottolinea è soltanto quello del bene comune per gli interessi dei cittadini di questa regione. E vedete, questa campagna elettorale non dovrà essere vissuta, come magari qualcuno pensa, in una sorta di scacchiere immaginario nazionale, come poter mettere anche nella Puglia la bandierina della vittoria del centrodestra. Questa campagna elettorale non sarà soltanto un confronto di cifre e percentuali. Questa campagna elettorale non potrà solo limitarsi semplicemente a più di un dibattito televisivo se il centrodestra ha conquistato una regione in più o una regione in meno. Perché io in questi 7 mesi la Puglia l'ho girata tantissimo, tutte le province, e ho parlato con centinaia e centinaia di persone e ho avvertito la disperazione di chi non ne può più. Sento dentro di me, così come lo sentite voi, la voglia di poter scrivere una pagina memorabile per questa regione, una pagina che possa ridare speranza e prospettiva a queste persone che sono stanche di continuare a vivere una condizione che non muta nel corso degli anni. Per questo sarà una campagna elettorale proiettata verso il futuro, per le speranze dei giovani, che qua sappia guardare con dignità e civiltà gli anziani, che possa dare una classe dirigente che sappia immaginare quale sarà il futuro occupazionale per i pugliesi nei prossimi 20-30 anni, una classe dirigente che la sappia rivoluzionare da lì dentro la regione, ma soprattutto una classe dirigente che sappia spezzare con determinazione alcuni trasversalismi, alcuni legami con il passato, che sappia esattamente dare un confine tra la buona politica e la cattiva amministrazione, che sappia accompagnare a calci nel culo quegli imprenditori che ti vengono a portare i soldi sulla scrivania in cambio e per ricevere un lavoro pubblico o un appalto. Una classe dirigente che nella meritocrazia, come diceva Lucio Altieri, faccia una bandiera di dignità e di civiltà. Una classe dirigente, insomma, che sappia riportare al centro dell'attenzione dell'agenda politica nazionale questa terra stupenda, questa terra da mille risorse, questa terra che può e deve tornare a guidare il sud nel sistema nazionale, questa terra che potrà dare
perché ne ha tutte le condizioni, perché ha una delle migliori classi dirigenti italiane come Lega. Questa è una terra che potrà dare, se ci sarà data la possibilità, anche il primo governatore della Lega nel Sud Italia. E allora, vedete, concludo. Su ognuno di voi deve pesare il senso della responsabilità e dell'importanza del momento. Quando finiremo questa manifestazione tornerete alle vostre case. Domani cercate di coinvolgere il maggior numero di amici, conoscenti nei vostri quartieri, nei posti di lavoro. Cercate di diffondere il messaggio che avete sentito questa sera durante tutti gli interventi, l'entusiasmo dei ragazzi che hanno parlato poc'anzi, ma soprattutto cercate di diffondere quella che è la voglia di una terra, di una classe dirigente, dei cittadini pugliesi che sperano che la rivoluzione del consenso possa coinvolgere tutte le città di questa regione. Ecco, è con questa convinzione che lo farete, così come è già accaduto e continuerà ad accadere nelle altre province di questa regione, e sono convinto che coglieremo risultati importanti e risultati che entreranno nella storia politica di questa regione. Io ci credo, credeteci anche voi, e sono convinto che a primavera entreremo nel palazzo della regione, spalancheremo porte e finestre e faremo uscire il flusso del Partito Democratico, dell'Italia, di chi l'ha preceduto, di dando un nuovo profumo, una nuova speranza alla Puglia. Puglia libera! Lega, la gente vuole Lega, vuole magari un
candidato della Lega, vedremo se riusciremo a portarla a casa e a convincere gli alleati che qui ce la possiamo fare con una persona magari nuova che non ha mai governato la regione e che ha voglia di mettersi alla prova per la propria terra e il proprio territorio, perché in questa terra e in questa splendida regione spesso c'è la cattiva moda da parte dei politici che l'hanno governata e che la governano di non mettere al primo posto le competenze e la capacità dei tanti talenti pugliesi che abitano, ma c'è la cattiva moda di avvantaggiare, di privilegiare l'amico degli amici, il raccomandato, quello con la tessera del Partito Democratico in tasca che poi vota vendo la voce di Giano. E io dico che all'interno delle scuole, degli ospedali, della provincia di Lecce, del Salento e della Puglia non ci devono essere i presidi, gli insegnanti, i medici e gli infermieri raccomandati, ma indipendentemente dalla scelta che fa un cittadino in cabina elettorale, negli ospedali, nelle scuole della Puglia, in tutti gli enti pubblici della Puglia ci devono essere i pugliesi più bravi. Bravo! All'interno degli ospedali e delle scuole si decide il futuro, l'educazione dei tanti malati pugliesi che si devono venire a curare in Lombardia. E all'interno delle scuole della Puglia ci sono tanti insegnanti che passano il loro tempo a inculcare delle idee politiche ai vostri figli e ai nostri figli. Non stanno più occupando di educare i nostri giovani e i nostri figli. Vi faccio degli esempi. È diventato quasi rivoluzionario e pericoloso dire che all'interno delle scuole della Puglia ci devono essere i crocefissi, si deve festeggiare la festa del Natale, della Pasqua e della mamma e del papà. Stanno mettendo in discussione la nostra identità. Ci sono persone che evidentemente fanno passare all'interno delle scuole dei messaggi pericolosi. Noi diciamo che fin quando esisterà la Lega in Puglia e in Italia, per noi una famiglia è composta da un uomo e da una donna e un figlio, lo voglio fare un papà, un buona pace per chi ci entra. E non sono uno di quelli che giudica gli italiani o i pugliesi in base a con chi si accoppiano in camera da letto questa sera. Per me ognuno di voi e di noi è libero di accoppiarsi con chi vuole stasera in camera da letto. Non è la politica che deve giudicare un uomo in base ai suoi gusti sessuali. Però è chiaro che da alcuni punti fermi non si può prescindere. Il punto fermo è che la famiglia deve essere composta da un uomo e da una donna e che quando si spiega ai ragazzi all'interno delle scuole la cultura LGBT, per cui al posto della mamma e il papà ci deve essere il genitore 1, 2, 3, 4, vuol dire che si sta mettendo a repentaglio il futuro di questa terra. Vuol dire che si sta mettendo a repentaglio il futuro dei nostri figli. E se vogliamo avere delle persone in questa sala tra 20 anni o 30 anni che parlano di di agricoltura, di allevamento, di turismo, di identità e di cultura, si devono mettere al lavoro le mamme e i papà, dei genitori 1, 2, 3, 4, non nasceva, non nasce, non nascerà mai nessun figlio, ma non lo dice Andrea Crippa, Matteo Salvini, Nuccio Altieri, Roberto Marti, Luigi Dermo, lo dice la natura delle cose. Evidentemente c'è qualcuno all'interno dei palazzi europei, romani o anche della regione Puglia che al posto dei pugliesi vuole i cingalesi, che al posto dei baresi o dei leccesi vuole i nigeriani che vengono qui a lavorare a 3,50 all'ora, generando una concorrenza al ribasso sul mercato del lavoro, per cui o ti adatti a lavorare a 3,50 all'ora oppure devi scappare. E quando scappa un giovane dalla Puglia perdono i pugliesi e perde tutta la politica di destra e di sinistra. In questo momento ci sono tanti ragazzi che qui non hanno più la speranza di credere in un futuro migliore. E a me dispiace quando al nord entro negli ospedali, negli studi legali, negli studi di commercialisti e vedo e conosco i migliori medici, i migliori infermieri, i migliori primari, i migliori presidi, i migliori insegnanti, i migliori avvocati, i migliori commercialisti che spesso non vengono da Milano, da Venezia, da Padova o da Torino, ma spesso provengono da Lecce, da Bari, da Valletta e vengono al nord perché qui non hanno più
papà lasci i suoi amici per emigrare all'estero a fare quel lavoro che gli stessi europei non vogliono più fare. Vuol dire che noi stiamo consegnando la Puglia a persone che magari vengono in Puglia a chiedere soltanto diritti senza rispettare i doveri dei pugliesi. E i giovani che rimangono spesso magari devono vivere sulle spalle dei propri genitori. In questo momento ci sono genitori e nonni che si stanno indebitando per mantenere i loro figli. Ecco, allora, all'interno del programma della Lega che ci sarà e che verrà presentato per la Puglia, ci sarà un punto chiave, che è quello di rimettere al centro il lavoro e la dignità dei pugliesi. E sulle case popolari, sulle liste d'attesa negli ospedali, sugli sgravi fiscali per le aziende e per le imprese, prima vengono pugliesi, prima vengono italiani e poi chi viene dall'altra parte del mondo. Perché non c'è altro posto che soldi. Partendo dal presupposto che chi scappa da una guerra è mio fratello e devo proteggerlo, che chi scappa dalle bombe è mio fratello e devo proteggerlo. Ma io devo anche proteggere, noi dobbiamo anche proteggere i nostri confini, i confini di questa regione, di questa nazione, per cui tanti nonni, tanti bisnonni sono morti in nome della patria, in nome dell'Italia, in nome della Puglia, in nome della dignità, della salvaguardia del territorio. E su questo non possiamo e non dobbiamo fare nessun passo indietro. Dire queste cose è sicuramente pericoloso. Mettere in discussione un sistema di potere che è consolidato in questa regione è chiaro che ti fai tanti nemici. E sono consapevole che essere della Lega in Puglia è più difficile che essere della Lega in Lombardia o in Veneto. Qui ci sono tante persone che per aver detto le cose come stanno, per aver provato a fare una rivoluzione, a parlare di cambiamento, hanno messo in discussione il loro posto di lavoro, il loro curriculum scolastico, i loro rapporti familiari, i loro affetti personali, perché nel momento in cui ci provi e ci metti la faccia è chiaro che ti crei tanti nemici. E lo conosco il pregiudizio con cui si approcciano tanti cittadini nei vostri confronti. Ma come, tu sei della Lega quando la Lega magari nel passato ha insultato i pugliesi e i meridionali? E quindi da vice segretario federale della Lega, la persona che si deve prendere, si deve assumere le responsabilità di fronte a un popolo che sta combattendo per arrivare al proprio cambiamento, io mi prendo la responsabilità di ragazzo di 33 anni di chiedere scusa ai pugliesi e alla Puglia per aver chiesto di scusa anche agli impegni della Lega del passato. Bravo, 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 hanno sbagliato. Bravo, Andrea. Il problema della Puglia è la classe dirigente pugliese che ha usato i soldi che sono arrivati dal nord, da Roma, da Bruxelles, non per fare gli interessi del proprio popolo, ma per foraggiarsi le proprie tasche e i propri portafogli e per portare avanti gli amici degli amici. Questa è la verità delle cose. E se noi vogliamo liberare la Puglia dobbiamo mettere al centro i tanti uomini e tante donne che hanno voglia di mettersi a disposizione per questa splendida terra, perché il tentativo è quello dell'omologazione, il tentativo è quello di ridurvi tutti schiavi di un sistema, di farvi passare da individui a consumatori, da esseri umani a numeri che devono mangiare tutti le stesse cose, parlare tutti la stessa lingua e spendere tutti la stessa moneta. Il grande deve sempre prendere il sopravvento sul piccolo, la multinazionale cinese deve prendere il sopravvento sulla piccola media impresa pugliese. Deve, anziché il prodotto tipico locale, il pesce pugliese, il salume pugliese, il formaggio pugliese, bisogna mangiare il salume proveniente dagli Stati Uniti fatto con la carne agli ormoni, il formaggio fatto in Inghilterra o in Germania con il latte in polvere, il latte che magari proviene dall'altra parte del mondo fatto con alimenti magari pericolosi o ingredienti dannosi e velenosi, perché vogliono annullare tutta la manodopera e tutta la cultura dell'artigianato e del saper fare pugliese. E quindi ci sono dei momenti della storia in cui ognuno di noi, ognuno di voi deve scegliere. O reagisce o soccombe. O ci prova oppure rimani seduto sul divano in attesa del declino, consapevole del fatto
che il cambiamento in Puglia non è che ce lo daranno sul velluto, ce lo dovremo sudare, perché ogni rivoluzione costa il sacrificio, non esistono rivoluzioni a gratis, ogni rivoluzione passa dal sacrificio, dalla fatica sui territori. Io non penso che qui è possibile il cambiamento stando seduti sul divano di casa propria scrivendo i post su Facebook o i messaggi su WhatsApp. L'unico cambiamento possibile lo si fa in mezzo alla gente, nelle piazze, consumandosi le suole delle scarpe nei mercati, davanti alle scuole, nelle vie, parlando coi cittadini 365 giorni all'anno. Non sono ben accetti all'interno della Lega quelli che si fanno vedere soltanto il mese prima per chiedere la preferenza e poi si allontanano all'interno dei palazzi. Spesso c'è la cattiva moda di salire sul carro, sul carrozzo del vincitore. Io questo continuo a dirlo e continuo a ribadirlo. Noi dobbiamo aprire, anzi spalancare le porte a tutti coloro che credono nel progetto, tutti coloro che vogliono mettere a disposizione la propria capacità, la propria voglia e il proprio entusiasmo per provare a liberare questa terra e questa nazione. Però dobbiamo chiudere le porte, sbarrare le porte, serrare le porte per tutti coloro che vogliono usare la Lega per soddisfare le proprie ambizioni che non gli sono state soddisfatte dagli altri partiti. Non mi interessano i portatori di preferenze, lo dico subito. Non mi interessano quelli che vengono a venderti i pacchetti di voti. A me interessano le persone che vogliono mettere a disposizione il cuore e la testa per cercare di dare risposte a questo problema. Bravo, bravo. Perché fu la prima cosa che mi disse Matteo Salvini quando entrai nella Lega. Io ebbi la fortuna di conoscerlo a 16 anni davanti al mio liceo scientifico, mentre distribuiva volantini contro l'ingresso della Turchia in Europa. Finché esisteva la Lega, per noi la Turchia non era, non è e non sarà mai Europa, perché è uno Stato che non ha i diritti delle donne, sta occupando un altro Stato dell'Unione Europea che brucia le chiese cristiane e cattoliche. Però la prima cosa che mi insegnò Matteo Salvini, visto che dentro qui ci sono tanti dirigenti della Lega e tante persone che magari in futuro avranno la responsabilità di rappresentare la Lega nelle istituzioni, la prima cosa che mi insegnò Matteo Salvini è che la Lega si serve e della Lega non ci si serve. Perché ogni vittoria, ogni sconfitta la si fa con una squadra. Nessuno vince da solo e nessuno perde da solo. E nel momento in cui qualcuno sbaglia, qualcuno perde, ci deve essere sempre di fronte il militante, il leghista, il collega di partito che gli tende la mano, lo rialza e lo poi riporta all'interno. Perché siamo diversi rispetto agli altri, perché se siamo arrivati al 33% perché ci siamo una comunità di uomini e di donne che ha deciso di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per un progetto diverso, che non è quello del posto in lista, del posto in consiglio d'amministrazione, ma è quello di garantire alle future generazioni un avvenire migliore rispetto a quello che vivono oggi. Questa è la Lega non è un partito come gli altri, la Lega è uno stile di vita. Scegliere la Lega vuol dire scegliere una vita difficile, scegliere la Lega vuol dire metterci la faccia di fronte a battaglie difficili. Io non credo che qui davanti a me ho delle persone che vogliono vivere di reddito di cittadinanza. Io penso che qui davanti a me ho delle persone che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di meno tasse. Ci sono artigiani e commercianti che pagano il 75% di tasse all'anno senza mai vedere servizi e benefici per quello che pagano. Ci sono cittadini che hanno voglia di meno burocrazia. Anche qui ho conosciuto prima una persona che mi ha detto che passa 150 giorni all'anno a compilare scartoffie burocratiche. È ora di liberare e di dare la possibilità a queste persone di assumere giovani e non di stare chiusi in un ufficio o temperare le richieste della burocrazia italiana. C'è bisogno di una giustizia più equa. Ecco, è venuto il momento in Italia in cui i magistrati e i giudici
politici si assumano la responsabilità dei propri errori e dei propri sbagli, perché non è giusto ed è normale che all'interno dei tribunali della Puglia di Bari ci siano tanti pugliesi innocenti che passano anni e anni all'interno dei tribunali pagando fior fior di soldi per gli avvocati e poi quando un giudice o un magistrato sbaglia non si assume mai le proprie responsabilità. E allora quando ritorneremo al governo, costi quel che costi, inseriremo all'interno della riforma della giustizia la responsabilità civile dei giudici e dei magistrati, perché come ogni normale cittadino quando sbaglia paga, è anche tutto il momento che ogni magistrato quando sbaglia deve pagare. Quando un magistrato o un giudice si candida in politica, spesso lo fanno col PD o col Movimento 5 Stelle, poi non ritorna più a fare il giudice o il magistrato. Come succede nei paesi normali. Perché siamo stufi di vedere sentenze o orologeria. Se sei della Lega sei colpevole fino a prova contraria, se sei un amico di Zingaretti, di Di Maio, di Fico, di Di Battista, sei innocente fino a prova contraria. Ecco, poi avviso anche i giudici e i magistrati che hanno avuto la bella idea di chiedere l'autorizzazione a procedere al Senato della Repubblica Italiana per mettere sotto processo l'unica persona, l'unico politico, l'unico ministro degli interni che ha cercato di mantenere le promesse che aveva dato al suo popolo. E guardate bene, processare Matteo Salvini non vuol dire processare soltanto un uomo, non vuol dire processare soltanto il segretario federale della Lega. Processare Matteo Salvini vuol dire processare un popolo, vuol dire processare un ideale, vuol dire processare quel popolo che ha voglia di ritornare a passare la testa, che ha voglia di ritornare a essere padrone del proprio territorio, che ha voglia di non essere più considerato un cittadino di serie B, che ha voglia di ritornare a casa e di guardare in faccia i propri figli, che ha voglia di uscire di casa e di sentirsi sicuro nel proprio quartiere, nella propria piazza, nella propria via, nella propria città. E quindi processare Matteo Salvini vuol dire processare tutti noi. E se Matteo Salvini è colpevole, allora ci dichiariamo colpevoli anche tutti noi. Bravo! E poi vedremo chi la vince. Vedremo chi la vincerà. Detto questo, io sono un testardo, mi sono messo in testa che in Puglia ce la possiamo fare, andrò a portare il vostro entusiasmo, il vostro sogno, la vostra voglia di libertà al tavolo del centrodestra e a Matteo Salvini e ritornerò in Puglia, qualsiasi sia la scelta, per essere di fianco a voi, non da vice segretario federale, non da parlamentare, ma da italiano tra italiani, da leghista tra leghista, per provare a liberare la vostra terra, per provare a liberare questa terra, e per provare a ridare dignità a questo popolo. Questa è la promessa che vi faccio. Non sarà facile. Ritengo che ieri il risultato dell'Emilia Romagna sia stato un ottimo risultato perché la Lega ha preso il 32% ed è il primo partito del centrodestra. In Calabria non abbiamo vinto, ma abbiamo stravinto e abbiamo liberato una regione dal centro-sinistra, a testimonianza del fatto che al sud la gente vuole il cambiamento. E secondo me la prossima sfida che ci possiamo giocare, che ci dobbiamo giocare, è in Puglia, è in questa splendida terra, per cercare di provare a scrivere una pagina di storia. Poi quando scrivi le pagine di storia, i tuoi figli e i tuoi nipoti ti ringrazieranno e ti renderanno omaggio. È una pagina di storia che abbiamo provato a scrivere al governo, cercando di portare avanti dei temi e approvando delle leggi che hanno contribuito a migliorare la vita dei tanti italiani. Una delle leggi di cui vado più fiero e più orgoglioso è la legge sulla legittima difesa, per cui ogni cittadino pugliese libero di poter difendere la propria casa,
senza bussare la porta. Se entri in casa mia e non chiedi permesso e esci steso, è un problema tuo e non è un problema mio. È giusto che la giustizia sia dalla parte dell'aggredito e non dalla parte dell'aggressore. Abbiamo riportato l'educazione civica all'interno delle scuole, perché ci sono tanti giovani a cui ahimè mancano le buone maniere e la buona educazione. Quando ritorneremo al governo, magari oltre a riportare l'educazione civica, inseriremo il servizio civile e militare obbligatorio e chiuderemo i tanti centri sociali che mai servono soltanto a rompere le palle a chi ci vive intorno. E ora di riportare un po' di ordine, di disciplina e di sicurezza all'interno delle città. E questa è una promessa che vi faccio. Mi piacerebbe magari portare all'interno delle scuole i libri di Oriana Fallaci, che è stata la prima scrittrice libera che ha capito il problema che il problema incombe là fuori. Ci sono delle persone che nel nome di un Dio e di una religione ci hanno dichiarato guerra, non esiste l'Islam moderato, lo facciamo già in Lombardia e Veneto, se dovessimo vincere in Puglia, in tutto il territorio pugliese non verrà più costruita né una moschea né un centro culturale. Bravo! Quelle che ci sono si dovrà parlare la lingua italiana in modo tale che tutti capiscono quello che viene insegnato e detto da certi mamme che ormai a destra non puoi fare in casa, senza mancare di rispetto a nessuno. Abbiamo ben chiaro dove vogliamo arrivare e cosa vogliamo fare. È chiaro che non basta Matteo Salvini, non basta Andrea Crippa, non basta Luigi Dea, non servono i pugliesi, la differenza la fate voi. La vostra voglia di cambiamento, la vostra determinazione, la vostra umiltà e la vostra voglia di sacrificio. E io credo che qui insieme ci toglieremo tante belle soddisfazioni e scriveremo una bella pagina di storia, consapevoli del fatto che il treno sta passando, il treno nella vita passa una volta sola e la storia ci chiede che su quel treno ci dobbiamo salire.